Allora, signori, permettetemi innanzitutto di ringraziare a nome della Camera di Commercio di Firenze la vostra disponibilità per avermi seguito fino in fondo in questa procedura di conciliazione. L'accordo quindi è nei seguenti termini. Ora, salvo poi verificare un attimo la tempistica su come realizzarla, comunque Delta Tour, allo scopo di porre fine a questa situazione, o concorso con i coniugi Rossi, si dichiara quindi disponibile a corrispondere. Diciamo, potremmo dire entro 15 giorni da oggi magari, Senza problemi. 100 euro che la signora vorrebbe giustamente vuole in contanti, come si era detto, può essere fatto in contanti, può essere fatto in consegna circolare, comunque può essere Me li arrivato in mandano a contanti. Può, casa? come volete, può passare direttamente. È indifferente. Tenuto conto che ci sono anche i buoni sconto e set di valigie, forse potrebbe essere Va opportuno che bene, voi passaste posso direttamente. Può passare passare da direttamente loro? presso la Delta Tour? Senza dubbio. Tra 15 giorni. Tra 15 giorni. Entro 15 giorni, quindi c'è un accordo per corrispondere quanto detto. 100 euro in contanti, 200 euro di bonus, E un le set di valigie. valigie. Nel frattempo ci sarà anche una corrispondione dell'equivalente di 41 euro, mi sembra. 41 euro, che è la rifusione delle spese di questo procedimento conciliativo alla signora, sempre con quelle modalità. Detto questo, credo che si possa passare a formalizzare l'accordo. E se lui non rispetta l'accordo, che cosa succede? Nella malauguratissima ipotesi in cui tutto parte di questo accordo non venisse rispettato, si è ben chiaro che quanto viene sottoscritto oggi, così come fosse un qualsiasi un accordo, un contrattuale, vincola ciascuna delle parti, per cui chi si ritiene leso dalla mancata adempimento in tutto in parte di questo accordo potrà far valere il verbale di conciliazione in ogni sede allo scopo di poterlo, se necessario, eseguire coattivamente. Però a differenza della situazione in cui lei si sarebbe venuta a trovare se oggi non avessimo concluso l'accordo, lei non deve iniziare un procedimento Ecco, lungo e questo periglioso e dicevo, costoso per dimostrare quelle certo. che sono le sue doglianze, perché tutta questa situazione qua oggi viene risolta attraverso l'accordo conciliativo.